Io penso che sicuramente Bonucci e Chiellini, secondo me Chiellini soprattutto, sono stati due dei più grandi degli ultimi tempi. Poi, comunque, guardando le partite, ci sono dei giovani, secondo me, molto bravi. Adesso mi viene in mente magari Scalvini, che è anche lui molto giovane. Però penso che fondamentalmente il ruolo del difensore forse è un po' più delicato rispetto agli altri, perché magari se sei un attaccante è più facile magari che anche entri a partite in corso, mentre per un difensore è un pochettino più raro, quindi si tende a vederne meno. Però penso che comunque ci siano. Poi è normale che per arrivare a quei livelli lì non è facile, però secondo me qualcuno ci può arrivare. Sì, io ho fatto, diciamo, fino all'Under 19, Under 20, e ho avuto anche la fortuna di fare un europeo, e comunque nella nazionale di quando l'ho fatto io c'era Donnarumma, c'era Locatelli, c'era Cutrone, quindi comunque ragazzi che sono usciti e adesso giocano ad alti livelli ci sono. Poi è normale che magari se uno confronta con le altre nazionali ce ne sono di più o che magari giocano più ad alti livelli. Mi ricordo ad esempio nell'Olanda c'era De Ligt e tanti altri, però penso proprio per filosofia, quello che, come si dice, che magari all'estero tendono, quando vedono magari un giocatore che può avere delle qualità, a buttarlo dentro con più facilità. Sì, per me personalmente sì, perché comunque sono arrivato lì che avevo 7-8 anni e sono andato via quest'anno, quindi ho fatto un percorso lungo, anche se poi in mezzo magari ho fatto qualche anno in prestito. Però soprattutto da ragazzo è stato molto formativo, oltre che a livello di campo, quindi tecnico, anche proprio a livello umano, perché hanno magari una cultura. Anche magari forse tu la vedi da fuori un po' rigida, però poi ti forma in una certa maniera, quindi sicuramente è stato molto, molto formativo sotto tutti i punti di vista. Sì, ti dicevo che con Ken ci ho giocato appunto in primavera, che lui probabilmente doveva fare gli allievi nazionali, però era talmente troppo più forte che giocava con i più grandi e si vedeva che sia fisicamente che qualitativamente era molto, molto forte. Poi secondo me quest'anno comunque anche la Juve ha avuto dei buoni momenti, poi in altre partite ha fatto un pochettino più fatica, però è sempre un ragazzo del 2000 e penso che sia un attaccante molto forte che in prospettiva può dare ancora tantissimo, secondo me. L'ho fatto sia con Sarri che con Allegri. Sì, cioè, son due allenatori come si sa molto, molto diversi. Però io penso che poi tutte e due alla fine abbiano portato dei risultati, perché anche Sarri il primo anno è stato un anno lì alla Juve e comunque ha vinto lo scudetto e quindi appunto ci sono delle differenze magari nel modo di allenare o di preparare una partita, però tutte e due secondo me efficaci. Sì. In allenamento ti dico Higuain o Dybala, perché comunque ho avuto la fortuna di allenarmi spesso con loro e poi quando ti alleni con i più grandi e più forti vedi proprio la differenza e loro due sono sicuramente due di quelli che mi hanno impressionato di più, sia a livello magari di movimenti che proprio a livello tecnico.